Come anticipato dalle previsioni di Meteo One in esclusiva per Teleapp, la mandata in onda ieri, ultima spruzzata di neve questa mattina, il problema diventa adesso e per i prossimi giorni il ghiaccio. Per gli ultimi aggiornamenti da Altamura, Gravina e Santeramo abbiamo nuovamente sentito i sindaci. Abbiamo ai nostri microfoni anche il sindaco di Altamura, il professor Giacinto Forte. Sindaco, qual è la situazione in questa tarda mattinata di mercoledì? La situazione adesso di gravità è dovuta al ghiaccio, a temperature gelide che continuano a creare problemi ai riscaldamenti, alle tubature delle acque. Cominciano ad arrivare richieste degli agricoltori che devono abbeverare gli animali, quindi ci stiamo attrezzando con la protezione civile e quindi dobbiamo riprendere a dare soccorso alle campagne e alle case sparse del nostro territorio. Abbiamo fatto un sopralluogo questa mattina in tutte le scuole, abbiamo anche fatto una conferenza di servizio con i dirigenti scolastici e abbiamo deciso per la situazione grave in alcune scuole dove ci sono aule piene d'acqua perché dai tetti ci sono state delle infiltrazioni di acqua, nulla di preoccupante assolutamente. Ma la situazione in tutte le scuole elementari, medie e superiori della città non è delle migliori, non funzionano in alcune scuole i riscaldamenti, sono bloccate le tubature dell'acqua e quindi non è possibile approvvigionarsi di acqua e pertanto dopo attenta valutazione anche con i tecnici del nostro comune abbiamo pensato di fare un'ordinanza di sospensione delle attività didattiche fino a sabato. È inutile continuare giorno per giorno a fare ordinanze anche perché poi i cittadini intasano i centralini della polizia locale, del comune o delle scuole, invece a noi servono le linee libere per poter intervenire. Quindi a breve predisporremo una ordinanza di chiusura delle attività scolastiche fino a sabato. Al di là della situazione delle scuole, che è comprensibilmente quella più grave, anche perché si tratta di tutelare l'incolumità soprattutto dei più giovani, bambini compresi, gli uffici comunali sappiamo che sono aperti almeno per i servizi essenziali già da ieri. Sono aperti ed è chiuso la centrale perché lì sono scoppiate delle tubature, quindi stiamo intervenendo e riteniamo che entro oggi risolveremo la questione al comune e quindi tutti gli uffici comunali riprenderanno le attività. Sindaco, superata l'emergenza legata alla neve, che ormai, stando a quanto hanno previsto i nostri meteorologi, che furono i primi a lanciare l'allarme la settimana scorsa, dovrebbe essere superata, il problema adesso e probabilmente per tutta la prossima settimana è il ghiaccio. Come pensate di fronteggiarlo? Guardi, io continuo a dirlo, un esempio su tutti. Noi abbiamo sversato quantità incredibili di ghiaccio nella città e questo ha permesso che non si creassero problemi. Magari avete sversato, c'è stato un lapsus, avete versato quantità di sale. Abbiamo versato, sì, perdonatemi, ma anche il freddo, noi siamo qui ad intervenire nelle scuole in questo momento. Abbiamo versato quantità incredibili di sale nella città e questo ha evitato veramente che la situazione diventasse ingestibile, così come è accaduto in altri comuni. Adesso ritorneremo dal pomeriggio, lo abbiamo fatto già questa mattina, ritorneremo nel pomeriggio con i nostri trattori a ricoprire anche quelle zone non soltanto periferiche ma interne della città. Le strade interne adesso hanno necessità di essere sbloccate perché la viabilità complessiva sulle strade principali è tranquilla. Abbiamo bisogno di un po' di tempo, sapete bene, e l'intervento del presidente Michele Emiliano che si è congratulato con la macchina amministrativa e con quello che abbiamo fatto in questi giorni. Sapete bene che i nostri mezzi sono stati impegnati in situazioni non di nostra competenza, ma dovevamo assolutamente farlo perché molti concittadini rischiavano veramente la vita se non si interveniva con tempestività ed urgenza. Noi lo abbiamo fatto. Da oggi speriamo un po' che le temperature
possano aumentare un po', e ritengo che fino a sabato la situazione sarà risolta. Un po' di pazienza. Chiedo ai cittadini di non andare presso la protezione civile, perché non è possibile dare il sale, non è assolutamente possibile dare il sale ai cittadini, dobbiamo passare noi con le nostre macchine. Un'ultima domanda, mi rendo conto che c'è ancora una parte dell'emergenza da fronteggiare, non è ancora il momento di fare bilanci definitivi, analisi definitive, però probabilmente una risposta a chi parla di sovraesposizione mediatica sui social network del sindaco probabilmente va già un po' anticipata. Ma guardate, lo ha detto Michele Emiliano, il presidente della Regione Puglia. Se abbiamo fatto una bella figura un po' in tutta la nazione grazie agli interventi come il nostro, insomma, ci sono stati anche altri miei colleghi che hanno lavorato allo stesso modo. Pensate se non ci fosse stata quella esposizione mediatica, se ad Altamura non sarebbero arrivati, sicuramente non sarebbero arrivati l'esercito, l'aeronautica a darci soccorso. Grazie a quel tipo di informazione, perché noi non abbiamo fatto altro che avvisare di quello che stava accadendo. Guardate, la gente ormai o chi all'opposizione cerca tutti i modi, cerca veramente tutti i modi per attaccare un sindaco, dove ci sono congratulazioni a livello nazionale di quello che è stato il nostro intervento. Ci siamo sostituiti in tanti casi anche alla prefettura. Ritengo che ormai è necessario dire questo. Io su questa cosa non voglio tornare più, tornerà sicuramente di nuovo il presidente Michele Emiliano, tornerà il questore che è venuto appositamente ieri ad Altamura, il vicequestore, a congratularsi per quello che è stato fatto, per quello che abbiamo fatto insieme alle tante forze dell'ordine che sono intervenute. A molti che sono stati seduti soltanto sulle poltrone a fare telefonate, dico che non hanno capito quello che è accaduto in questi giorni, non lo hanno assolutamente capito. Qui c'è stata una tempesta di neve, intorno alla città avevamo 1,5 metri, 2 metri di neve e c'era gente che perdeva la vita e un sindaco non doveva dir nulla. Qui stiamo veramente impazzendo. Lascio dire a questa gente che è veramente stupida, perdonate la rabbia, ma io sono giorni che non dormo con la protezione civile, i carabinieri, la forestale, i vigili del fuoco. Siamo giorni che non dormiamo. Sapete che cosa significa avere 2 ore di sonno al giorno? Bene, chi sta in casa cominciasse a venire fuori a dare una mano alla città. Questo è l'esempio che bisogna dare. Perdonate il mio sfogo, perdonatemi. Un'ultima domanda. Sappiamo di un'altra emergenza che sta venendo fuori proprio in questi momenti. Esatto. Mi hanno appena chiamato dall'ospedale. C'è emergenza sangue all'ospedale dell'Alta Murgia. Quindi chiedo ai cittadini di recarsi, chi può recarsi in ospedale per donare il sangue. Va bene sindaco, è un appello che naturalmente facciamo anche nostro, e lo stesso appello ci era già pervenuto dall'ospedale di Matera, quindi evidentemente la situazione comincia ad essere drammatica. Sindaco, qual è la situazione a Gravina in questa tarda mattinata di mercoledì? La situazione è, insomma, non ci sono più nevicate ormai, è persino uscito qualche filo di sole. Tuttavia ciò che ci preoccupa ancora sono le basse temperature. Le basse temperature non ci aiutano nel lavoro di ripulitura della città dalla neve, che non è più neve, adesso è diventato ghiaccio. E quindi se siamo riusciti a liberare tutte le arterie principali e soprattutto le scuole, però nelle strade secondarie permane ancora ghiaccio, ed è per questo che oggi stiamo valutando anche la possibilità o l'eventualità di una ulteriore chiusura per domani delle scuole. Benché ho detto questo sia uno dei paesi che ha fronteggiato meglio l'emergenza neve, a tal punto che non si è mai fermato. Ecco. Sindaco, l'attività di prevenzione e comunque la risposta all'emergenza arrivata da Gravina è stata elogiata ieri sera anche dal governatore Emiliano. Quali sono stati, a suo giudizio, i punti di forza della vostra azione?
Sì, innanzitutto io voglio ringraziare il presidente Emiliano perché ieri ci ha fatto una sorpresa non per venirci ad aiutare ma solo per venirci a ringraziare, perché siamo stati l'unico comune di quelli colpiti fortemente dall'emergenza neve che non ha chiesto aiuto a livello regionale, e questo ci riempie d'orgoglio. E dopodiché mi ha fatto esattamente la sua domanda, perché vuole prendere il modello Gravina come modello da utilizzare anche nelle altre città. Semplicemente noi abbiamo fatto, come posso dire, tesoro degli errori commessi nel 2014, quando c'è stata un'altra nevicata non così abbondante nel nostro territorio, e quindi pertanto oggi attraverso i bollettini avevamo già preparato i mezzi spargisale, avevamo preparato già i trattori dei volontari che mettevano a disposizione i loro mezzi, avevamo preparato la protezione civile e soprattutto avevamo anche acquistato tanto sale in proprio. Allora, che cosa è successo? Non abbiamo aspettato che nevicasse, già quando già quando la temperatura è venuta fuori e si è abbassata di molto, abbiamo diviso la città in parti, a ciascuna parte ho affidato la responsabilità in modo particolare ad un assessore ad un vigile, e poi abbiamo affidato a loro volta queste parti di città a delle imprese che avevano dato la disponibilità a collaborare, quindi abbiamo subito cominciato a spargere il sale sulle arterie principali e quindi questo ha fatto in modo che la viabilità non fosse mai bloccata. Allo stesso tempo, contemporaneamente, avevo messo su un'ordinanza già prima e preventiva che resterà in vigore fino al 31 marzo, che prevede l'impossibilità anche nel centro abitato di camminare se non con ruote termiche o con catene montate in caso di gelo neve. Quindi questo ha fatto sì che anche alcuni mezzi che come negli altri anni hanno creato problemi di saggi, scivolano, non camminassero, restassero diciamo nei garage, e quindi anche lo scorrere del traffico era molto più veloce senza creare difficoltà, e in più ho chiesto ai cittadini ciascuno di pulire il proprio uscio, e devo dire che c'è stata quindi una collaborazione a 360 gradi. In più abbiamo anche messo a disposizione il sale per le attività, quindi i cittadini venivano presso e vengono ancora presso il comando dei vigili a prendere il sale. Abbiamo utilizzato il drone per soccorrere le abitazioni nelle contrade rurali. Insomma, questi sono i punti di forza di questo piano che abbiamo elaborato una settimana prima dell'emergenza neve, che poi abbiamo attuato tranquillamente. Adesso ho detto, purtroppo l'unica cosa che non possiamo fare, pur avendo avuto questi elogi, è fare alzare le temperature, perché quando la temperatura raggiunge un livello superiore al meno 6, anche il sale ha difficoltà a sciogliere il ghiaccio, e quindi per questo insomma le cose vanno un po' più rallentate, perché lo scioglimento avviene solo durante le ore di giorno, ma poi quando la temperatura scende sotto un determinato livello non c'è sale che tenga. Quindi questo ci ha rallentato un po' la pulizia generale anche delle strade secondarie, ma diciamo che il peggio, almeno per questa settimana fino a nuove perturbazioni, è passato. Praticamente, andando ad una estrema sintesi di stampo giornalistico, possiamo dire che il modello vincente di Gravina è frutto delle esperienze pregresse e non ottimali di un paio d'anni fa. Esattamente, bisogna essere umili e bisogna fare bisogna sempre anche se 2 anni fa l'abbiamo fronteggiata abbastanza bene, però diciamo che quest'anno in modo particolare è andato tutto per il verso giusto, anche se questo ha diciamo ha portato grande fatica. E soprattutto io penso che sia importante, al di là dei populismi, quello che si può dire, le istituzioni sono ancora importanti, e vedere l'amministrazione, il sindaco, il comandante dei vigili in prima linea sotto la neve, questo carica anche i cittadini e fa in modo che tutti quanti insieme insomma si faccia il proprio dovere. È importante anche questo, il senso della comunità, il senso di appartenenza, perché quando è forte le risposte la comunità poi le dà. Abbiamo al telefono il sindaco di Sant'Erma in Colle, il professor Michele D'Ambrosio. Sindaco, qual è la situazione quest'oggi, tarda mattinata di mercoledì? La situazione è migliorata intanto nella condizione meteorologica. Non nevica più, abbiamo uno splendido sole che ci fa sperare bene, soprattutto che inizi a sciogliersi la neve e soprattutto a diminuire il fondo ghiacciato.
Per quel che riguarda scuole, esercizi commerciali, uffici comunali, la situazione quando pensa che potrà tornare? Gli uffici comunali sono aperti, non si può non dare i servizi pubblici essenziali, il cittadino deve poter almeno telefonare e qualcuno deve poter almeno rispondere in qualsiasi ufficio del comune. E per quanto riguarda le scuole, restano chiuse anche per i prossimi giorni. E stiamo facendo i controlli non soltanto delle strutture ma anche dei condizionatori d'aria, anche dei termosifoni, quindi delle caldaie, perché non vorrei che i ragazzi entrassero a scuola e trovassero un ambiente freddo. Per quel che riguarda i soccorsi alle popolazioni risiedenti in campagna, abbiamo visto anche sui social network diverse richieste d'aiuto nei giorni scorsi, cosa può dirci? Siamo stati 3 giorni con i nostri mezzi e abbiamo raggiunto chi era possibile, e qualcuno addirittura in grave emergenza stradale, erano rimasti bloccati su alcune direttrici, come per esempio quella per Altamura. La prima notte abbiamo avuto veramente una grande emergenza per 11 persone bloccate e quindi tutti i nostri sforzi sono stati questi. Il giorno successivo per trasporto malati dializzati e ci siamo concentrati anche lì, poi abbiamo iniziato a raggiungere tutte le case di persone invalide o comunque allettate per poterle liberare. È evidente che non ce la facevamo più, siamo stati 3 giorni solo con le nostre forze. Poi abbiamo fatto qualche intervista, abbiamo iniziato ad urlare e sono arrivati tutti. Come mai, secondo lei, c'è stato questo ritardo nei soccorsi da parte degli enti sovraterritoriali? Perché probabilmente avevano sottovalutato la questione meteo, soprattutto nella nostra zona. Certamente chi è intervenuto lo ha fatto dal primo momento con grande abnegazione, come i vigili del fuoco, sono sempre stati presenti, e altre amministrazioni probabilmente non avevano preso in seria considerazione. Un'ultima domanda. Anche la città metropolitana, sì, è sempre stata presente per le strade di collegamento. Un'ultima domanda, anche se è quella che forse ha la risposta più difficile da dare, è in che tempi prevede si possa tornare ad una normalità accettabile? Se il tempo meteorologico si mette sul bello, penso che 3-4 giorni per avere il minimo di vivibilità nella città noi lo avremo, e poi ci vorranno i tempi tecnici per prendere la neve, caricarla sui camion, che già stiamo facendo, e portarla nei luoghi di raccolta. E lo stesso sarà sicuramente per le attività produttive, le attività commerciali, per le aziende agricole, quindi ci vorrà almeno una settimana per avere una larvata, una essenziale normalità. Va bene, Sindaco, la ringraziamo per la disponibilità, quindi scuole che probabilmente restano chiuse fino a fine settimana. Sì, possiamo dire, sto per firmare l'ordinanza fino a sabato compreso. Va benissimo, buon proseguimento di giornata.